io rappresento una startup che si chiama Pinbike, incentiva le persone ad andare in bicicletta e in pratica monitora i percorsi fatti, così dà la possibilità delle organizzazioni di rilasciare dei benefits. L'effetto collaterale positivo è appunto che l'organizzazione ottiene un sistema di monitoraggio infallibile e l'utente viene premiato. Quindi le nostre fonti di monitoraggio sono appunto gli utenti che vanno in bicicletta. A cosa servono questi dati di monitoraggio? Servono a una pubblica amministrazione per capire quali strade vengono più battute dai ciclisti o quali strade vengono più battute dai ciclisti in una certa ora o per fasce di età. Quindi ad esempio vogliamo sapere i bambini, gli under 16, dove vanno in bicicletta all'uscita da scuola. Il sito dell'Istat è un sito molto consultato da noi perché ci fa definire un attimo i target e i nostri clienti a cui proporci. Prima di tutto, dati importanti sono il numero di abitanti oppure il numero di dipendenti nelle imprese. Sono dati molto importanti perché ci fanno capire più o meno il bacino di utenze e quindi se un'organizzazione ha bisogno del nostro sistema. Dati che ci potrebbero servire e che fino ad adesso non abbiamo trovato sono ad esempio dati collegati alle spese economiche collegate all'utilizzo di un'auto. Altri dati interessanti sono quelli appunto su quante auto ci sono per ogni abitante, una stima che tra l'altro in Italia fa abbastanza paura.